Mister Buttu, come giudica la prestazione del suo finale qui oggi al Paschiero? Ma io direi positiva, abbiamo capito già da oggi cosa vuol dire la Serie D. Io sono contento della prestazione perché siamo venuti su un campo difficile, noi siamo una neopromossa. Io questa gara qua l'ho detta, lo dicevo prima ai tuoi colleghi, sarebbe stata una tappa di avvicinamento alla partita della Massese. La squadra ha tenuto bene il campo, il primo tempo io sono contento, abbiamo perso poi Kean per un problema alla spalla, e è entrato il ragazzino, peccato perché sicuramente il Cuneo ha meritato per la qualità dei singoli questa vittoria, però su una ingenuità allucinante non si può spingere così in area, subire un rigore, sino a loro avevano avuto l'occasione sicuramente del palo del primo tempo e l'occasione della nostra grande parata del ragazzino di Gallo, però la squadra aveva mantenuto il campo, aveva avuto le sue occasioni in ripartenza, quindi aveva tenuto, non soffriva, e quel gol lì diciamo che ci ha tagliato un po' le gambe, e anche diciamo il fatto di aver dovuto rinunciare a King che dava peso insieme a Capra davanti. Però noi sappiamo qual è il nostro percorso, questa era una gara in più da farci, tenevamo a fare bene, la squadra ha dato tutto, ha preso il secondo gol su un'ingenuità perché è calata un po' mentalmente, e dopo quell'ingenuità che ci ha tagliato un pochino le gambe, quando c'è anche il grande caldo, come diceva il mio collega, anche la nostra squadra è nel pieno dei carichi di lavoro, quindi non potevamo essere già pronti adesso, però mi ha fatto piacere di come ha tenuto la squadra, come ha tenuto il campo la squadra, col piglio giusto, e non è stata da meno al Cuneo, che è una squadra, una corazzata attrezzata. In cosa dovete ancora migliorare, mister? Scusa. Dobbiamo migliorare, dobbiamo completare la squadra. A noi serve un giocatore dietro, un centrale difensivo che abbia fatto la categoria, che ci dia quell'esperienza giusta e quel ricambio, e sicuramente davanti siamo tre punte, di cui un giovanotto, e quindi dobbiamo sicuramente prendere qualcosa davanti e un'alternativa come il 98, che siamo. Per quanto oggi il portiere abbia fatto bene, però noi eravamo in panchina sicuramente uno dei portieri più forti del girone, posso dirlo, perché aveva già fatto Carlo Porta.